Buonasera a tutti, ben ritrovati qua sul canale YouTube dove questa sera parleremo, voglio parlare in maniera pura e pulita di quello che sta accadendo nelle mie zone e un po' per quello che sta accadendo in realtà in tutta Italia, ma principalmente per quello che riguarda le mie zone perché sono toccato profondamente da questa problematica che si sta verificando. Questa sera con me ci saranno due ospiti importanti che ci aiuteranno a comprendere in maniera più dettagliata e capillare quello che è stato l'iter di questi ultimi anni di questa battaglia che è ancora in corso con estrema difficoltà per quel che riguarda una battaglia sulla discarica di amianto che sta prendendo parte ai lavori. Sono stati interrotti, insomma, siamo in procinto di comprendere effettivamente se tra qualche anno saremo nuovamente martoriati sul nostro territorio, già estremamente martoriato da una serie di operazioni che vengono fatte dalle grandi multinazionali. In più, come ben sapete, ve l'ho già portato più volte su questo canale, il problema del fotovoltaico, c'è un altro grosso problema che è inerente a un inceneritore che sempre nel Basso Villese vogliono iniziare a far partire quei lavori. E insomma, ci sono un sacco di argomenti importanti che questa sera voglio portare per voi. Spero che questo video venga condiviso un pochettino a tutti quelli che effettivamente sono direttamente interessati, ma anche ad altri nell'iter intorno, perché si può fare sicuramente un copia e incolla di quello che sta accadendo un po' su tutto il territorio nazionale. Allora, io farei entrare Alba e Anna, eccole qua. Buonasera, benvenute. Buonasera. E loro Buonasera. ci aiuteranno a comprendere un pochettino quello che è la lotta che stanno facendo, che sta facendo la popolazione locale, un po' com'è la posizione di come è nato questo movimento. E abbiamo Anna che è presidente appunto del movimento Valle d'Ora e Alba che fa parte come membro del movimento stesso. Insomma, ci aiuteranno a comprendere esattamente qual è stata la loro battaglia, qual è ancora, diciamo, la volontà di combattere questo problema grosso. E ovviamente qual è la situazione attuale. Allora io proverei a sentire inizialmente Anna e Alba proprio per comprendere effettivamente qual è il punto attuale del movimento. Vai pure Anna. Allora, buonasera a tutti, ciao, ciao Simone, io ringrazio tantissimo per questa opportunità che mi dai di poter parlare di questa problematica che è grandissima sul territorio, delle nostre zone, dei nostri paesi, ma che forse è poco conosciuta nel dettaglio, nell'iter che ha avuto in tutti questi anni. Allora, l'intenzione, di questa multinazionale A2A che propone questo inceneritore nel nostro territorio non è nuova, è partita da tanti tanti anni fa, e poi è sempre stata accantonata, per qualche ragione, mentre in maniera virulenta, in maniera forte, è partita nel 2021. Quando A2A, dopo aver costruito una serie di discariche di impianti a Cavaglià, ha presentato questo progetto, inceneritore di Cavaglià. Successivamente questo progetto è stato ritirato circa un anno dopo e poi nuovamente ripresentato, e adesso a che punto siamo? La provincia di Biella ha negato l'autorizzazione e la multinazionale ha presentato o presenterà questo ricorso al TAR per avere l'autorizzazione che è stata negata dalla provincia di Biella. Perché noi ce ne stiamo occupando? Ce ne stiamo occupando perché da anni attenzioniamo, siamo attenti a quello che succede nel nostro territorio. Quindi dagli anni circa 80-90 la nostra età non è più verde, ci stiamo occupando della Valle d'Ora, che è un fazzoletto di terra che esiste, forse per qualcuno nemmeno esiste, perché bisogna proprio svoltare tra Cavaglià, Alice e Castello,
verso il territorio di Tronzano e guardare in questo territorio. Un tempo terra agricola, quindi ricca di meleti e di agricoltura, adesso invece ricca di buchi, di discariche, e in questa situazione così fragile A2A vuole costruire un inceneritore. Quindi ce ne stiamo occupando da diversi anni e continuiamo a occuparcene perché crediamo nella difesa dei nostri paesi, che saranno anche piccoli, saranno anche diciamo poco conosciuti, ma secondo noi la qualità della vita era elevata, era alta, e invece adesso sta pian piano degradando. Purtroppo abbiamo una situazione, io lo sto notando nell'ambito del mondo del riso, è come se fosse forte la volontà di attaccare questa terra che comunque ci ha sempre dato del buon cibo e ci continua a dare anche in un certo senso del benessere, perché al di là del fatto che comunque gli agricoltori stanno facendo fatica perché le ultime annate sono sempre più complicate da gestire in ambito di resa, no? Però comunque la terra c'è, la terra è vita, e nel momento in cui si cerca di visionare gli ultimi progetti che stanno venendo fuori, un po' come quello che pochi chilometri da Solosola c'è una realtà che è quella di Andrea Maggi, dove si parla di espropri di terra per poter implementare impianti fotovoltaici. In questo caso nel Basso Biellese si parla di discarica, si parla anche di un peggioramento della qualità anche della vita, perché comunque una discarica è sempre un'area che diciamo soggetta a particolari attenzioni. Per quanto riguarda poi l'inceneritore, ci sarebbero da spendere veramente tante parole. La cosa che mi viene da chiedervi ovviamente è come è nato il vostro movimento, la vostra lotta verso questo diciamo intento di bloccare soprattutto questo lodevole, tra l'altro. Allora, noi non ci conoscevamo e siamo di paesi diversi, qualcuno è di Cavagliavia, Alice Castello, di Borgodale, di Tronzano, non ci conoscevamo affatto. Poi era nata nel 2005 l'idea di costruire un inceneritore a Livorno-Ferraris, e così ci siamo conosciuti lì, partecipando a una riunione che era stata indetta dal comitato locale, e abbiamo cominciato a diffondere i nostri indirizzi, i nostri intenti, e a capire che il problema che c'era a Livorno-Ferraris in quel momento, che era voler costruire un inceneritore a Livorno-Ferraris, era in realtà l'attacco, come dici tu, a un territorio poco popolato, che accomunava invece una serie di paesi. Si volevano costruire cave anche, discariche, che sono riempire i buchi, riempire le cave, e che noi non eravamo nessuno, cioè eravamo una forza, perché il cittadino è una forza, ma i cittadini sono tanti, sono divisi, e invece la forza dei cittadini era quello di unirsi e di capire quali erano le problematiche comuni. Le problematiche comuni erano una sola: difendere la qualità della vita dei nostri paesi e del nostro territorio. E così, con grande fatica, perché quando non ci si conosce non è facile discutere, andare d'accordo, capire che modalità seguire, però con caparbietà abbiamo costituito Movimento Valle d'Ora nel 2005 e poi a seguire, e anziché essere il comitato di Livorno, il comitato di Cavaglià, il comitato di Alice Castello, eravamo una unione di comitati, cioè un movimento di cittadini semplici che non aveva alcuna competenza, ma che aveva l'intenzione di resistere fortemente all'attacco esterno al nostro territorio. Perché parlo di un attacco esterno? Perché finché le ditte che si occupavano di proporre questi progetti alla regione, alla provincia, erano ditte locali, la cosa rimaneva in un certo target.
quando le ditte sono state extraterritoriali, quindi provenienti dal Veneto, dalla Lombardia, i progetti si sono ingranditi e le problematiche di conseguenza. Quindi per riuscire ad acquisire delle competenze, ad avere delle possibilità, noi abbiamo fondato il Movimento Valle d'Ora, che ancora a tutt'oggi esiste e che cerca di dipanare le matasse che ci vengono così regalate d'amblè da questi potentati multinazionali. Certo, purtroppo le multinazionali, come ben sappiamo, sono quelle imprese estere che vengono a fare business sul nostro territorio, fregandone se ne altamente di quello che sarà poi il degrado, sostanzialmente, di quello che capiterà negli anni che verranno. L'abbiamo già visto in diversi altri ambiti, in diverse situazioni, e siccome questo è un territorio di coltivazione, soprattutto quello del Basso Biellese, di riso DOP, anche se ci sono alcune zone che non sono più state coltivate o probabilmente alcune aree che non sono mai state coltivate a riso DOP, comunque nell'immediato circondario ci sono ancora delle risaie che vengono coltivate e, come ben sappiamo, una discarica di amianto non è una cosa che si può fare dappertutto e ovunque. Sono d'accordo che comunque è un problema grosso quello dell'amianto, va smaltito sicuramente, però ci sono determinate aree che sono più idonee a differenza di altre. Quindi, secondo quello che la maggior parte delle persone potrebbe intuire anche solamente facendoci un minimo di riflessione, è che mettere una discarica di amianto in mezzo alla terra da riso non sia proprio il massimo della vita, anche perché le risaie circostanti, poi voglio vedere quando riescono poi a raccogliere il riso effettivamente, se riescono poi a metterlo sul mercato e a venderlo. C'è sicuramente il problema grosso dell'impoverimento del territorio. Qua ho messo un articolo che ho trovato in questo momento: il Consiglio di Stato dà il via libera alla discarica nel territorio di Salussola. Quindi sostanzialmente abbiamo visto che il ricorso al TAR, com'è andata la situazione negli ultimi mesi? Subito dopo il mese di agosto, sostanzialmente. Ecco, riguardo a Salussola, ovviamente questo era stato fermato il progetto, invece il Consiglio di Stato ha dato quello che dice lì, il via libera, e quindi adesso non resta che alle ditte che ancora resistono, alle imprese locali che esistono, non resta altro che ricorrere in Europa, trovare altre vie, perché la situazione che prima era stata bloccata, ora è stata sbloccata da questo Consiglio di Stato. Per quanto riguarda invece l'inceneritore, siamo di nuovo nella stessa situazione. La provincia di Biella, finalmente, mentre nel primo progetto il proponente aveva ritirato il progetto, nel secondo iter, quindi nella versione 2022, la provincia di Biella finalmente ha dato il no totale a questa costruzione dell'inceneritore, ritenendo che il progetto non era idoneo a questa zona, non era compatibile con le attività, non era neanche una necessità del territorio, perché ricordiamo che un inceneritore non serve al territorio, almeno questo inceneritore di macro dimensioni, come potrebbe intendere giustamente qualcuno, dice: ma abbiamo bisogno di rifiuti, quindi li mettiamo in un inceneritore. Ma sono tantissime migliaia di tonnellate, 278.000 all'anno, che non servono a questo territorio. E come è andata a finire? È andata che la provincia ha detto di no e A2A fa ricorso al TAR. Questo per A2A
può voler dire tutto e niente, nel senso che una multinazionale così grande non si spaventa certo di un conto che deve pagare per un ricorso. Mentre tutte le volte che queste grandi multinazionali extraterritoriali, queste multi-utility, fanno un ricorso contro una determina, costringono i cittadini, i comuni e le associazioni a costituirsi in giudizio e quindi a sborsare del denaro pubblico o privato per opporsi ai loro interessi. Effettivamente gli interessi sono tutti loro. Io comprendo che una multinazionale può avere degli interessi di espansione in un territorio. Lo comprendo benissimo dal punto di vista del proponente il progetto, però non lo assolutamente il nostro territorio non richiede questo progetto, non ha bisogno di questo impianto. Lo dimostrano le cifre. Lo smaltimento del Biellese non ha niente a che vedere con queste cifre che ho detto, 278.000 tonnellate all'anno di rifiuti da bruciare. Oltretutto, nella seconda versione, il progetto non è solo per rifiuti urbani, ma è per rifiuti speciali. Cioè, cosa significa speciali, detto in parole povere? Rifiuti industriali. Da dove arrivano questi rifiuti industriali non c'è dato sapere, perché non è scritto chiaramente nel progetto. Arriveranno sicuramente da fuori provincia e saranno bruciati, se eventualmente il progetto andrà in porto, nel nostro territorio. Questa è la situazione. Quindi la provincia di Biella, ripeto per semplificare, dice di no a questo impianto ritenendolo inidoneo al territorio. A2A fa ricorso al TAR contro questo provvedimento. Quindi cosa devono fare i sindaci, le associazioni? Devono costituirsi in giudizio e cercare di sostenere la loro tesi. Diciamo che è una situazione molto delicata. Emerge effettivamente la volontà da parte di questa multinazionale di fare comunque tutto il possibile per portare a casa questi progetti sul territorio del Basso Biellese, assolutamente. Cioè, fregandosene tra l'altro del parere veramente enorme che c'è, del dissenso che c'è tra i cittadini, e facendo di tutto per cercare di portarlo comunque a casa. Quindi questa fa veramente pensare che comunque la loro intenzione non è quella di ascoltare i cittadini e capire se effettivamente questo progetto è utile a chi abita su quel territorio. Ed è anche vero che per tenere in funzione un termovalorizzatore del genere, adesso stavo andando a cercare se c'erano i dati tecnici, c'è bisogno di veramente tanto materiale che, come diceva appunto Anna, non basta quello locale. Cioè, quindi sicuramente c'è un import di scarti industriali, anche un trasporto, una modifica della rete stradale, comunque in generale viene sicuramente scompigliato un po' tutto il territorio nell'interland, ovviamente, della struttura stessa, che ovviamente anche lo stoccaggio di queste materie, la movimentazione di queste materie a contatto con l'atmosfera, polveri, già abbiamo un sacco di problematiche legate a quello che è il problema dell'amianto. Abbiamo visto nel Piemonte, nella parte di Casale Monferrato, comunque tutta la zona del Monferrato, che ha subito veramente un colpo duro per quanto riguarda l'amianto. Tante persone si sono ammalate, e chi ce lo dice che nel momento in cui questi progetti dovessero mai andare in porto, anche nella nostra zona, nel Basso Biellese, avendo avuto l'esempio di quello che è capitato già in anni non sospetti nella zona del Monferrato, non possa succedere la stessa cosa nel Basso Biellese. Vi ricordo che nel Basso Biellese comunque la stragrande maggioranza della terra è coltivata e gli agricoltori contribuiscono al fabbisogno alimentare di prima necessità.
una discarica di amianto messa a un metro dalle risaie o un termovalorizzatore posizionato all'inizio di una distesa di terre che vengono coltivate comunque ogni anno, lascia comunque desiderare che, e pensare che queste multinazionali non hanno un grande interesse nel tutelare l'ambiente e il territorio nella quale vogliono farlo. È interessante comprendere quale sia la presa di posizione dei cittadini in merito a quello che pensano realmente i sindaci, perché comunque ci sono quanti comuni? Ci sono una trentina di comuni che hanno da anni dimostrato la loro contrarietà a questo progetto. Inizialmente il comune, diciamo, capofila è stato Alice Castello, poi per questo secondo inceneritore il comune capofila, quindi che un po' riunisce i comuni, chiede i pareri, trova gli avvocati, è il comune di Cavaglià. Ma comunque ci sono anche tutti gli altri, quindi Santià soprattutto, Tronzano, e poi hanno sottoscritto un documento, ben una trentina di sindaci, e tanti hanno anche preparato delle delibere consigliari di contrarietà. Quindi c'è un movimento che... perché ci siamo riferiti ai sindaci? Perché ovviamente il cittadino di fronte a questi potentati non ha nessuna possibilità di movimento se non di inviare lettere, osservazioni, come abbiamo fatto durante la procedura, l'iter procedurale e quando i pareri dei cittadini sono richiesti. Però poi in sede di conferenza dei servizi sono i sindaci, sono le province che devono sostenere le tesi riguardanti un sì o un no a un impianto. E quindi non ci resta che sensibilizzare e augurarci che tutti i sindaci, non solo quelli del Vercellese, ma anche quelli del Biellese, abbiano a cura il loro territorio. Perché io vorrei, ecco, addentrarmi un pochino. Tu prima dicevi cos'è un inceneritore. Ecco, intanto un inceneritore è una cosa mostruosa. Questo di Cavaglià è un impianto, una costruzione alta 45 metri con un camino di 95 metri che brucerà rifiuti tutto l'anno. Quindi tutte le ore del giorno e della notte, per tutti i giorni dell'anno. È sostanzialmente un forno a griglia dove vengono buttati dentro questi quantitativi di rifiuti e bruciati. Per la legge fisica e chimica i rifiuti non scompaiono, cioè i rifiuti... Ecco, semplicemente si trasformano. Quindi tutto questo ambaradan, questo quantitativo, viene trasformato, non viene annullato, semplicemente viene trasformato in una discarica in cielo, perché esce, ecco qui nell'immagine si vede molto bene, esce del fumo con un certo calore, questo fumo contiene polveri di vario genere, sottili, micropolveri, e sulle griglie rimangono le ceneri, che sono rifiuti speciali, perché le temperature all'interno del forno sono altissime, 1000-1200 gradi, quindi vuol dire che tutto quello che ci buttiamo dentro, che il progetto neanche bene ci dice, perché non ci indica esattamente dove prenderanno i rifiuti, che rifiuti saranno, ce lo indica in generale, i rifiuti speciali. Basta andare nella categoria rifiuti speciali e si vede tutto quello che può entrare. Tutto quello che entra uscirà, non sparisce miracolosamente e quindi viene buttato in aria. Poi le correnti spanderanno questo materiale sotto forma di polveri sottili, di composti, e queste polveri, micropolveri, nanopolveri, come le possiamo chiamare,
ricadranno sul territorio e in parte le respireremo. Che cosa respireremo? Boh, non si sa, dipende da quello che viene buttato dentro. Per far funzionare un inceneritore bisogna poi aggiungere dell'acqua, perché bisogna raffreddare le griglie, bisogna aggiungere del gesso, bisogna aggiungere degli additivi per correggere la combustione. Quindi noi paradossalmente quello che uscirà è di più di quello che abbiamo buttato dentro. E tutto quello che il funzionamento è anche, avviene anche, quindi avete già capito che c'è un enorme consumo di acqua e un enorme consumo di metano, senza che ci sia nessun recupero di materia o un parziale recupero di calore. Quindi è anche per questo che noi continuiamo a chiamarlo inceneritore e non termovalorizzatore, perché questo progetto, a leggerlo, termovalorizza molto poco. Al camino esce del calore, al camino esce tutto quello che viene buttato dentro, e quindi in una situazione già compromessa come l'area della pianura padana in cui noi ci troviamo, ci aggiungiamo ancora tutto questo. È vero che nel progetto noi leggiamo che tutti gli inquinanti sono, aiutami Alba, nei limiti di legge, no? Quindi i vari ossidi, i vari acidi, il vario pulviscolo, tutto quello che insomma uscirà di lì, sostanze volatili, anidride solforosa, ossidi di azoto, furani, ecco, tutto quello che uscirà di lì, il progetto dice: guardate, state tranquilli che è nei limiti di legge. Va bene, possiamo anche pensare, tentare di credere a questo, però tutta questa situazione si innesta in un ambiente, in una realtà che è già grandemente compromessa, e il nostro corpo riceve tutti i momenti della giornata queste sostanze che sono persistenti e cumulative, cioè si accumulano nei nostri tessuti, persistono nel nostro corpo, e tutte le indagini che sono state fatte, le ricerche scientifiche dimostrano che le polveri così sottili, così volatili, questi composti che noi introduciamo nel nostro corpo, poi non spariscono, rimangono lì e si trovano a livello cellulare, si trovano nei nostri polmoni, si trovano nei feti, si trovano addirittura nel DNA. Quindi è qualcosa che noi non riusciamo a controllare, e si somma a tutti gli altri inquinamenti, a quello che mangiamo, a quello che beviamo, a quello che già respiriamo. Allora, non è che possiamo essere tanto tranquilli, possiamo invece chiederci se tutto questo è sopportabile dal nostro territorio, dalle nostre vite quotidiane, dalla nostra agricoltura, come dici tu, dai nostri paesi, e perché proprio noi dobbiamo, oltre a tutto quello che c'è già in Valle d'Ora, poi lo elencheremo se sarà il caso, aggiungere anche questa problematica. Con quali vantaggi? Sicuramente non per il territorio. Guarda, hai toccato veramente degli argomenti molto sensibili, oltre a questo progetto malefico che io spero non prenda mai parte nel nostro territorio, perché non abbiamo bisogno di un'altra mazzata del genere. E sicuramente io credo che tutte le scuse per comprare il consenso, perché dico comprare? Perché qualche mese fa ho letto un articolo dove veniva proposto
ai cittadini dei comuni interessati da questi progetti di ricevere una specie di bonus di oltre 200 euro per famiglia per quanto riguarda lo sgravo sul costo della Tari. Quindi cercano comunque in ogni caso di ammorbidire questo dissenso, comprare voti sostanzialmente per avere la possibilità di portare più facilmente a termine il progetto e probabilmente anche in termini più ristretti. L'unica cosa che veramente mi viene da dire è che nel momento in cui questo dovesse prendere parte e quindi il progetto cominciare, io credo che nel momento in cui questi mettono le radici difficilmente ce li togliamo più di torno. Abbiamo già visto diverse realtà dove sono stati implementati delle strutture del genere e nel momento in cui comunque la popolazione non era già concorde e comunque la popolazione continua a essere contraria, lotte su lotte, ma in generale nel momento in cui il progetto parte è difficile annullarlo. È anche vero che dobbiamo essere uniti, concordi anche con chi effettivamente può fare da aiuto con noi, quindi parlo anche di enti come enti pubblici che purtroppo hanno una possibilità limitata perché fanno parte del sistema, ma come ad esempio ARPA, dei medici che portano le relazioni in merito a queste cose che riguardano appunto la salute del cittadino, che è in testa a tutto. La salute del cittadino deve essere in testa a tutto. Ovviamente a pari passo chi c'è? Ci sono le responsabilità che hanno i sindaci. Ma la domanda principale davanti a tutto questo è: cosa ne pensa la regione per quello che riguarda il pensiero dei sindaci interessati? Allora, qui sta proprio il punto, sta proprio la diatriba, l'ultima proprio novità che è uscita. A2A fa questo ricorso al TAR dicendo che non è la provincia di Biella che deve dare il consenso, ma è la regione. Sta di fatto che A2A ha presentato il progetto al comune di Cavagliae e alla provincia, quindi non si capisce perché prima ha presentato un progetto in un ente e poi dice che non va bene che quell'ente dia il suo parere. Bisogna che lo dia la regione. La regione Piemonte ha partecipato a tutti i tavoli di lavoro con le sue osservazioni. È vero, ha dato dei pareri secondo i termini di legge, però a suo tempo ha anche delegato, diciamo, la provincia su questa materia. Quindi a noi risulta difficile capire questa mossa di A2A, poi vedremo che cosa risponderà il TAR. Però la regione, dove noi ci siamo recati più volte, direi in processione quasi, parlando con l'assessore, il presidente, la commissione ambiente, noi abbiamo fatto delle audizioni e per quel poco che riusciamo a incidere abbiamo sempre presentato questa situazione. Attualmente bisogna rimandarci al TAR, perché è il TAR che dirà se è la provincia o se è la regione che deve assolutamente dare questo parere. Ci domandiamo cosa abbia pensato A2A quando ha presentato il progetto in provincia di Biella, che cosa ha avuto una visione, non so, del presidente e ha presentato questo progetto. Per la verità, noi in regione ci siamo andati dalla giunta Bresso, quindi da 20 anni che ci prostriamo alla regione e che chiediamo che la situazione della Valle d'Ora non sia vista progetto per progetto, quindi buco per buco, discarica per discarica, progetto per progetto, ma sia vista nel complesso, cioè c'è una zona critica che è oggetto di aggressione di multinazionali e di ditte extralocali. Questo fazzoletto di terra
che è la Valle d'Ora, tra Cavagliai e Tronzano, tra il lago di Viverone, Borgodale e Alice Castello. Questo fazzoletto di terra, così appetibile, può essere oggetto di questo sbancamento, oppure può essere visto intelligentemente in un altro modo? Può essere oggetto di studio? Possiamo dire che cosa è in grado di sopportare la popolazione locale? Perché non è una landa desolata, Alice Castello, Borgodale, Cavaglià, Tronzano, Santià, sono paesi abitati, sono paesi con delle loro attività. Lì vicino ci sono delle aziende agricole, come dicevi anche tu, Simone. A pochi chilometri c'è il Brianco con le sue risaie, con altri progetti, una collina di amianto, altri impianti. E quindi è possibile che noi continuiamo a bullizzare questi paesi solo perché una multinazionale ha colonizzato il territorio? Perché io di questo penso si tratti. Quindi un impianto di questo genere messo in mezzo ai nostri comuni, dove fino ad oggi ci siamo identificati coi campi, come dici tu, con le risaie, con il grano turco, coi campanili dei nostri paesi. Dalla costruzione dell'inceneritore in poi, 100 metri sono 100 metri di cammino, dal lago di Viverone a tutti i paesi lì intorno ci identificheremo con questa ciminiera, perché la vedremo da tutte le parti da cui arriveremo. Quindi è normale, è accettabile che noi cittadini diciamo sì, che non spingiamo i nostri sindaci a prendere posizione, perché anche di questo si tratta. È chiaro che un sindaco piccolino di un comune, non voglio adesso fare nomi per non offendere nessuno, ma è chiaro che un sindaco da solo contro questi potentati può fare poco. Ma una visione più matura, più seria di questo territorio può veramente condannarlo a che noi diventiamo un ricettacolo di rifiuti? Perché ricordiamo che in questo territorio ci sono già 8 discariche, di cui una che perde, e noi avevamo detto che sarebbe andata a finire così negli anni 80-90, ma la Alice 3 perde. Cosa vuol dire che perde? Che il suo percolato va giù nel terreno e continua ad andare giù e andrà sempre più giù. E sotto questo giù c'è la falda acquifera, che serve tutti i comuni della Bassa ed è una delle ricchezze più grandi di ricarica delle falde che ha il Piemonte. Quindi, ecco, questa cosa qua, tra l'altro, scusa se ti interrompo, Anna. Non fai bene. Questi bilanci di aggiornamento ai cittadini non vengono fatti minimamente. Quello che state vedendo qua, tra l'altro, è quello di cui vi stava parlando Anna, la discarica che ha dei percolati, perché Valle d'Ora, ovviamente, quella che vi sto evidenziando, era in passato il passaggio della Dora Baltea, poi ovviamente per conformazione geologica ha preso un altro percorso, tant'è vero che in queste zone vengono fatti delle estrazioni per quanto riguarda le cave, no? Tutta questa striscia qua. Esatto, ghiaia, sabbia per l'edilizia. Questa che vedete qua in fondo invece è la discarica di immondizia, che è ricoperta ovviamente da una montagna di colore nero, e sotto questa linea qua, comunque la falda acquifera c'è ancora ed è a un'ottantina di metri. A valle si trova Santià, Pronzano Vercellese, poco più a sud, Alice Castello e Cavagliai, ecco il triangolo che completano. Questi qua sono i comuni più limitrofi alle zone dove ovviamente vogliono fare questo enorme complesso tra discarica di amianto a Salussola, il termo valorizzatore inceneritore nella zona del comune di Cavagliai, insomma tutte queste aree che ancora una volta sono sotto il mirino da queste multinazionali che vogliono venire a fare business
sul nostro territorio, compromettendo la salute dei cittadini e soprattutto compromettendo la qualità del cibo, che ancora una volta è sotto attacco, perché oltre al fotovoltaico l'obiettivo di queste multinazionali è sottrarre terre, distruggere territori per fare business, e ovviamente si tratta di imprese private perché non sono regolamentate dallo Stato. Scusami se ti ho interrotto, Anna. No, hai fatto benissimo. Queste in Valle d'Ora, come tu indicavi molto bene mostrando questa cartina, oltre a queste 8 discariche ci sono già impianti di A2A. Quindi non è che ci viene sempre imputato l'effetto NIMBY, no? Che non vogliamo le cose a casa nostra. Non è che non vogliamo le cose a casa nostra, non vogliamo che siano tutte a casa nostra, perché noi attiriamo rifiuti da più parti d'Italia, e oltre al traffico veicolare cui accennavi già tu all'inizio, diventiamo uno stoccaggio di rifiuti, senza pensare all'inceneritore, perché abbiamo già altri impianti. Oltre alle 8 discariche, in Valle d'Ora, c'è un impianto di selezione delle plastiche, c'è un impianto di trattamento della frazione organica, c'è un impianto di produzione di CSS, che è quel combustibile che poi viene messo nel cemento, nei cementifici. Non dimentichiamo la sacca di Carisio, non dimentichiamo il progetto del Brianco dove si vuole fare la discarica di amianto, non dimentichiamo che a Santià c'è già un altro impianto di trattamento che è stato poi implementato della frazione organica. Quindi non è che noi diciamo abbiamo già dato così per dire una frase. Veramente la situazione sanitaria della popolazione, e non lo diciamo noi, ma lo dice lo studio anche dell'ASL, che finalmente nel 2016 abbiamo i documenti, dice: ma scusate, lì sotto c'è la falda acquifera, adesso ci mettiamo ancora sopra altre cose, perché il terreno quando è ghiaioso è estremamente vulnerabile, cioè vuol dire che quello che percola lì continua ad andare sotto, come dicevi tu, c'è ghiaia, non c'è argilla che ha una barriera naturale, e questo lo dicono gli studi, cioè di che guardate che il terreno lì, solo per convenzione quando lo disegniamo ci sono delle lenti di argilla, ma in realtà questa argilla non è uniforme, quindi quando l'inquinante si deposita sul terreno e poi piove sul terreno, questo inquinante va giù. Quando una discarica perde, l'inquinante va giù, e dove va giù? Va nella falda acquifera, ci sono i pozzi di Tronzano e di Santiali, dell'acquedotto, e noi continuiamo su un terreno così vulnerabile a implementare gli impianti. Ecco, questo non lo diciamo noi, lo dicono i documenti, sono lì da vedere. È chiaro che il cittadino fa tutt'altro, il cittadino si occupa della sua vita, si occupa del suo lavoro, però questo è anche vita e lavoro, perché se la tua vita viene minacciata e tu non puoi più fare l'agricoltore perché nessuno più ti compra il riso, perché chi ti compra il riso sotto una situazione di questo genere? O dico il riso, ma potrebbe essere anche un orto, per esempio. La situazione non è solo parlare di un impianto, ma parlare della nostra salute, del nostro lavoro, della nostra qualità della vita, e anche, se vogliamo aggiungere, di un danno di immagine dei nostri paesi, di una deturpazione grave del paesaggio. Insomma, la Costituzione italiana recentemente ha modificato 2 articoli, il 9 e il 41, grazie al Senato, dove dice che il paesaggio è un patrimonio da tutelare
e l'ambiente è affare di Stato. Solo che tutti questi piani che abbiamo nominato, il piano territoriale delle acque, il piano, i vari piani paesaggistici, territoriali, non sono normativi, sono indicazioni, sono belle elucubrazioni che poi non trovano un'applicazione chiara, precisa, in un decreto, in una legge, in un articolo di legge, se non in alcuni casi. Per esempio, su nostra pressione, questa falda acquifera, finalmente la regione, nel piano territoriale delle acque del 2018, dico bene Alba, l'aggiornamento è del 2018, ecco, ha inserito in questo piano di tutte le acque del Piemonte che in Valledona non si possono più fare discariche. A forza di insistere, va bene, l'abbiamo scritto. Però ci facciamo un inceneritore? So che è una discarica solo che butta roba in aria? Cioè, a me sembra... È assurdo. Se si guarda la cadenza delle cose, è veramente qualcosa di pazzesco. Alba, volevi aggiungere qualcosa? È già stato molto esaustivo. Se vuoi concludere, magari Anna. Ma io avrei bisogno di fare un appello. Cioè, noi siamo qua... un gruppo di cittadini, un gruppo di comitati, ma abbiamo bisogno di persone, anche solo per fare un video come questo, per fare una trasmissione, per fare un volantino. Abbiamo bisogno di persone che leggano, che ci aiutino nella grafica, che partecipino agli incontri. Quindi farei veramente un appello accorato perché il cittadino recepisca come casa sua anche il territorio circostante e che capisca che la difesa di questo territorio è difesa della sua casa, della sua vita, della sua famiglia. Per questo noi abbiamo un sito che non riusciamo neanche ad aggiornare benissimo perché abbiamo sempre tante altre cose da fare, però vorrei indicarlo. È www.movimentovalledora.org. Lì potete trovare tutti i documenti a cui ho accennato, ma li potete trovare anche sul sito della provincia di Biella. Se andate provincia di Biella, aree tematiche ambiente, potete trovare tutti i documenti che riguardano l'inceneritore e le altre autorizzazioni. Poi se avete bisogno di indicazioni maggiori potete scriverci info@movimentovalledora.org e noi rispondiamo e dando delle indicazioni per quel che riusciamo a capire. Lascio tutti i contatti al sito, lo trovate qua sotto nella descrizione del video, così almeno se volete poi contattare Movimento Valledora, Anna e Alba saranno sicuramente disponibili. E allora, io ringrazio ovviamente per la vostra disponibilità, soprattutto per mettere alla luce e continuare a tenere alta l'attenzione a questa problematica enorme del nostro territorio. Io spero veramente che i sindaci in primis e tutti insieme in man forte riusciamo a contrastare questo problema. Facciamo sentire comunque il nostro dissenso a questa serie di progetti che stanno prendendo parte. E io spero che questo video venga condiviso, che la maggior parte delle persone si mettano in movimento anche solamente con voglia di fare qualcosa per il nostro territorio, perché sappiate che per le generazioni future, nel momento in cui partiranno questi progetti, sarà veramente complicato abitare nel nostro territorio, ma in generale anche nei territori limitrofi. Quindi sarà veramente molto molto difficile. Volevo aggiungere una piccola cosa. A volte il cittadino non sa che con piccoli gesti può fare la differenza, perché noi siamo tanti. Quindi evitare di comprare imballi anziché oggetti. Quindi quando si va al supermercato,
anziché comprare la verdura in 1000 imballi, comprarla sfusa e così tutte le altre cose, farebbe già la differenza. Perché poi è vero che la gente ci dice, vabbè, ma questi rifiuti da qualche parte li possiamo mettere. Ma la prima cosa è la riduzione del rifiuto. È il nostro rifiuto a produrre altri rifiuti. Perché poi ci rimane un problema che dobbiamo risolvere. Ecco. Quindi piccoli gesti possono fare la differenza. E così col vetro, con le lattine, con tutto il resto. Bene. Cioè, non bene, male, però diciamo che spero che ne veniamo a capo in maniera abbastanza rapidamente e che tutto quanto vada per il meglio. Ringrazio ancora Alba e Anna per essere stati qua. Per la vostra... Alba è silenziosa. Alba è silenziosa, però lei è veramente la memoria storica, è quella che sa tutti i dati, adesso lei non vuole dirli, ma... Avremo modo, io credo che potremmo sicuramente rifare una trasmissione del genere dove parleremo più nel dettaglio anche di queste cose e soprattutto degli aggiornamenti in tempo reale. Va bene, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Tutto il movimento ti ringrazia. Grazie a voi. Un abbraccio, buona domenica sera a tutti. Grazie. Grazie.